Tra le tante aziende in crisi in questo periodo c'è anche l'Agfa di Manerbio in provincia di Brescia, una situazione monitorata costantemente dai parlamentari della Lega Nord, sempre molto attenti al territorio. Allora, i nostri microfoni, ecco il senatore Paolo Arrigoni. Paolo Arrigoni, senatore della Lega Nord e anche capogruppo del Carroccio in Commissione Ambiente al Senato. Questa settimana riprendono i lavori parlamentari esattamente mercoledì 4 settembre. Il giorno prima però si occuperà di un'altra vertenza, infatti si recherà presso il Ministro dello Sviluppo Economico. Per quale motivo? Con altri colleghi della Lega Nord siamo stati coinvolti per una vertenza dell'Agfa di Manerbio che, stante la dirigenza, la proprietà è belga-tedesca, dovrebbe essere chiuso e noi accompagneremo i dipendenti, le rappresentanze sindacali per difendere e per ostacolare questa chiusura che rischia di lasciare a casa più di 120 dipendenti, quindi 120 famiglie. Di questi tempi certamente ne vogliamo certamente evitare, quindi andremo giù, faremo sentire la nostra voce. Peraltro l'Agfa ha dei contratti, degli appalti pubblici, è un controsenso che questa azienda riceva dei soldi per appalti e poi chiuda lo stabilimento in Italia e forse anche quello di Verona. Quindi andremo giù insieme ai dipendenti. I motivi di questa chiusura? Cioè, si tratta comunque di un'azienda che è in salute? È un'azienda che è in salute, è una multinazionale, a quanto pare la direzione belgo-tedesca vorrebbe chiudere questo stabilimento perché loro ritengono non sia più strategico, però noi vogliamo andare giù e capire le vere ragioni e comunque difendere, ostacolare a tutti i costi la chiusura. Questo è l'impegno che ci siamo presi già con i dipendenti che abbiamo incontrato e martedì faremo sentire la nostra voce al Ministero per lo Sviluppo Economico, dove ci sarà presente anche la proprietà. Sulla fronte più propriamente dei lavori parlamentari di cui accennavamo, invece sono tre essenzialmente i temi d'agenda. Sì, no? Allora riprendono mercoledì 4, in calendario all'ordine del giorno sono previste la discussione di tre tipologie di mozioni. La prima riguarda quella del dissesto idrogeologico, anche la Lega Nord ne presenterà una, poi si affronterà il tema del gioco d'azzardo che sta diventando una vera e proprio dramma, una patologia per molte famiglie. C'è il fenomeno della ludopatia che sta emergendo e io lo conosco molto bene, sono stato per 10 anni sindaco, ho finito poco tempo fa. E poi un terzo argomento che si affronterà, questo molto probabilmente giovedì, sono la combustione nei cementifici. Qui c'è una mozione di 5 Stelle e SEL sulla quale la Lega Nord voterà contro, perché certi tipi di combustibili devono necessariamente, a nostro avviso, essere eliminati attraverso i forni delle cementerie, perché sono quelli che consentono, voglio dire, di spazzare via questo prodotto pericoloso che altrimenti verrebbe stoccato in diversi modi.